Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati nell'Antimaterial Energy. Io mi sono fatto, rispetto all'ultima volta, semplicemente un paio di capacitor bank, queste qua basiche, in modo che così la produzione di energia non vada sprecata, perché alla fine produciamo più di quanto al momento consumiamo. E ho quasi messo da parte 3 milioni di RF, che male non sono. Mi sono già fatto, perché l'avevamo visto l'altra volta, era molto facile da fare, il redstone ingot. E con questo redstone ingot vorrei farglielo subito imparare all'alchimia, così un domani che ci servisse di nuovo, lo possiamo fare molto facilmente. Quello che vorrei però fare con voi oggi è andare avanti su queste quest. Nello specifico ci sono, questa è ancora bloccata. Ma ci sono queste due quest che possiamo fare subito. Il Purified Coal, 10 pezzi di Purified Coal e un Weakened Diamond, anzi due, ce ne chiede. Quindi vediamo subito come si fanno. Qua continuo ogni tanto a prendere fuoco, non so perché. Purified Coal si fa con lo Scientific Calculator mettendo l'Enriched Gold che già abbiamo e questo Enriched Coal che non ho idea di come si ottenga. Ok, mettendo semplicemente del coal con della redstone nel calculator quello basico. Quindi è molto facile da fare. Invece il Weakened Diamond, eccolo qua, si fa nell'algorithm separator. Ah, in alternativa nello scientific calculator con un refined iron ingot. Il refined iron ingot. Vabbè, questo noi non ce lo abbiamo, quindi non possiamo farlo. Però mettendo dell'iron con una reinforced stone nel calculator. Ok, quindi sono tutte cose abbastanza facili da fare. Direi che possiamo farle subito. Apriamo il nostro magnifico calculator e ci facciamo 9 lingotti di reinforced iron. Poi abbiamo detto che ci serviva, non mi ricordo già più. Ah, semplicemente un diamante e un reinforced. Ok, forse ho esagerato, ne ho fatti 9, ne bastava. Vabbè. Diamante quindi. Allora, prendiamo i diamanti. Di nuovo calculator, anzi no, scientific calculator, quindi un diamante e un reinforced iron. Ecco qua, questa era molto molto facile, l'abbiamo completata subito. Inoltre, come ricompensa ci dà 50 purified coal. Ottimo. E di conseguenza ci dà buona anche questa, senza che la dobbiamo neanche fare. Vabbè, mi sento un po' sporco dentro per aver fatto in questo modo, ma va bene lo stesso. In questo modo abbiamo sbloccato la quest che ci chiede di fare la Starch Extractor, che non so di preciso a cosa serva. Use starch to produce RF. Ah, quindi è un generatore. Allora, lo starch extractor si fa mettendo un'ametista che già abbiamo e un energy module nello scientific calculator. Va bene, ma l'energy module? Sempre nello scientific calculator mettendo un power cube e del purified coal. Ok, quindi tutto molto semplice, devo solo craftarmi un power cube a questo punto. E ci facciamo un po' troppi lingotti, ma va bene lo stesso. Quindi mi sembra che quel crafting non funzionasse nel crafting dell'Applied Energistic, quindi lo facciamo di qua. Ci prendiamo il nostro Power Cube e quindi nello Scientific Calculator Power Cube diviso, avevamo detto, oddio non me lo ricordo più. Ok, Purified Coal, quindi Purified Coal ce l'abbiamo. Ecco qua l'energy module, poi energy module diviso un'ametista. Quindi devo solo prendere un'ametista, dovrei averne messe da parte qualcuna. Eccole qua, le ametiste, perfetto. Ok, quindi non mi rimane che fare così e otteniamo il nostro starch extractor. Perfetto. E genera 40 RF su tick. Ok, è un generatore basico, però almeno è sempre un generatore in più. Non ho ben chiaro però come questo lavori. Use starch to generate RF. La domanda è: che cavolo è lo starch? Starch della Minechem.
Quindi 3 di cellulosa ci danno 1 di starch. Ok, ho fatto un sacchiello di starch. Ora, questo affare va collegato alla rete elettrica. Se io gli metto dentro un sacchiello di starch, non succede assolutamente niente. Ah, ma che stupido, questa non è la rete elettrica, questa è la rete dei materiali. È che non ho cavi elettrici liberi in questo momento. Ah no, uno là sopra ce l'abbiamo. Perfetto. In e out. Always active. Dovrebbe fare qualcosa. Ma non vedo succedere assolutamente niente. Va bene, mi dovrò mettere a capire un attimo come funziona sta cosa. Intanto, claimiamo la ricompensa, che ci dà altri 5 energy module e una reward bag. E a questo punto apriamo le 3 reward bag che abbiamo ottenuto. Allora, dei blocchi inutili, del sale, ottimo, e un survivalist generator. Ok, non male, dai. Poteva andare molto peggio. Quindi buttiamo sta roba dentro. Il survivalist generator per il momento direi che non mi serve, lo buttiamo dentro anche a lui. Vediamo se questa quest ci ha sbloccato un nuovo sentiero, e infatti, come immaginavo, ci ha sbloccato un sentiero molto molto grosso con, come prima quest, quella di fare un extraction chamber. È sempre della calculator, sì. Ok, si fa anche questa molto facilmente, i Weakened Diamond 4 già li abbiamo, devo solo farmi un altro Power Cube. Quindi non ho sbagliato a questo punto a farmi tutto questo conductive iron perché mi sa che ci servirà. Alla fine è come avere dei machine frame, quindi mi sa che ne faccio anche qua, ne faccio anche qualcuno in più di questi cosi. Va bene, abbiamo detto che ci serve la compressed stone o la compressed dirt. Ecco fatto, abbiamo il nostro extraction chamber, facilissimo. Claimiamo anche in questo caso la nostra ricompensa e ci chiede di fare un Restoration Chamber che ci dà una marea di roba che non conosco, oh mio Dio, e anche questa ce ne dà un altro bel po', e questa invece è un Reassembly Chamber. Ok, sono tutti materiali che già conosciamo, in particolare l'extraction chamber farà da centro, da nucleo per queste nuove costruzioni, quindi me ne dovrei craftare almeno un'altra e poi dovrei procurarmi più redstone ingot e weakened diamond. Ok, quindi adesso ragazzi io vado avanti, mi faccio un po' di questa robetta e ci aggiorniamo più tardi. Quindi mi faccio un po' di questi. Ma facciamoli tutti, va, tanto probabilmente continueranno a servirci. Li butto dentro e a questo punto dovremmo avere tutto. Ok, Restoration Chamber fatta. Reassembly Chamber fatta anche lei. Perfetto. Molto facili. Allora, non ho idea di che cosa siano sti cosi, quindi non so sinceramente quale prendere. Prendo questo qua rosso. E nell'altra prendo sempre quello rosso. Magari mi servirà a combinarli. Precision Chamber e Analysis Chamber saranno il prossimo step. Prossimo step che però non credo che faremo adesso. Quello che vorrei fare adesso è mettere giù questi tre macchinari e vedere come si presentano. Con tutto lo spazio che ho, io sto lavorando sempre in questi 4 metri quadri. Scusatemi, ragazzi. Però in effetti è abbastanza comodo poter avere tutto così ravvicinato. Allora, mettiamoli qua. Ok, si presentano in questo modo. Sono praticamente tutti uguali, ma con una targhetta che ti dice che cos'è il blocco. Extraction Chamber. Restoration Chamber, Assembly Chamber. Possiamo vedere le recipe in qualche modo? Assolutamente no. Questi circuiti a cosa ci servono? È la seconda domanda che bisogna farsi.
Allora, i circuiti danneggiati nel Restoration Chamber ci danno i circuiti. Ok. Quindi tutti questi Dirty Circuit e Damaged Circuit probabilmente vanno nel Restoration Chamber, che però per funzionare, temo, infatti, ha bisogno di RF. Una volta che abbiamo ripristinato il circuito, ecco, ci può servire per fare i double layer capacitor, che non riuscivamo a fare le altre volte, vi ricordate? Oh mio Dio, quanta roba! Questa mod è immensa. Mi sa che dovrò studiarmela con molta, molta più calma. Però, ad esempio, vedo che il precision chamber che dobbiamo fare come prossimo step, mettendo della stone de dentro a questo macchinario, potremmo ottenere due small stone e un damaged circuit. Quindi possiamo estrarre questi circuiti dalla pietra, per dire. Ho ottenuto una seconda branch, non me ne faccio niente, ma vabbè, tant'è. Allora, mi prendo un po' di energy conduit e mi porto un po' di energia, magari da sotto, a quei macchinari. Perfetto ragazzi, io ho portato qui un cavidotto elettrico dal mio nucleo produttivo laggiù e adesso possiamo mettere di nuovo giù le nostre macchine. Quindi Extraction Chamber, Reassembly Chamber e Restoration Chamber. Perfetto. Ne ho già lasciato uno vuoto in più per i prossimi macchinari che dovremo fare. Qui vediamo un po' se si carica. Sembrerebbe di sì, anche se non si capisce un granché da quest'interfaccia. Proviamo a mettere un circuito dentro il Restoration Chamber e vediamo cosa succede. Allora, fa fumo, quindi credo stia funzionando. Infatti, la barretta del progresso sta avanzando, anche se avanza molto molto lentamente. A questo punto io direi che potrei mettere una chest con un hopper che butta dentro tutti questi dirty circuit che abbiamo ottenuto e glieli facciamo trasformare in circuiti normali. E la prossima volta vedremo di capire cosa farci di questi circuiti, senza dimenticarci che noi dobbiamo sempre craftare questi macchinari qua, e questi macchinari qua ci porteranno finalmente ad ottenere i double layer capacitor, che saranno un grosso passo avanti perché potremo incrementare la produttività dei nostri macchinari della Enderaio in maniera abbastanza esponenziale. Detto questo, vediamo di raccogliere Pearls le uova, ecco fatto, e di vedere un pochino come va il nostro mob spawner. Come potete vedere, va alla grande. Sono già pieno di schifezze. Una potion of healing? Oh, questo è interessante. Questo è molto interessante. Possono droppare anche le pozioni, quindi i mob. Non lo sapevo. Va bene. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima volta. Qua con il nostro primo circuito sistemato a nuovo. Mettiamone dentro subito un altro e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!